Bene, eccoci qui, buonasera a tutti, siamo live. Ciao Marco. Ciao Gianluca, siamo qui stasera con il quinto appuntamento del ciclo estivo di conferenze e presentazioni di Axis Mundi. Io mi presento brevemente per chi non mi conoscesse ancora, sono Marco Maculotti, fondatore, ideatore, curatore di Axis Mundi, rivista online di antropologia del sacro, storia delle religioni, esoterismo e letteratura del fantastico. Stasera siamo qui con Gianluca Marletta. Grazie Gianluca innanzitutto di essere qui con noi. Grazie a te Marco dell'occasione e a tutti quelli che stasera ci stanno ascoltando. Dunque, di cosa parliamo stasera? Stasera, la conferenza di stasera si va a inquadrare in quella sezione del sito che si chiama Il Mattino di Magonia, cioè quella sezione dedicata a tutti quei rapporti, quelle esperienze nella storia dell'umanità con delle entità di tipo sottile, come possono essere fate, fairies, elfi, oppure appunto come trattiamo anche stasera nel mito moderno degli alieni, degli extraterrestri. Chi avrà letto i miei articoli o anche chi conosce già i lavori del nostro ospite di stasera saprà che sia io che lui abbiamo un approccio cosiddetto parafisico alla questione, cioè che consideriamo il mito moderno alieno come un aggiornamento di tradizioni più antiche che appunto riguardano i contatti tra l'umanità e queste entità provenienti da questo mondo parallelo, questa dimensione altra, insomma. Quindi il discorso di stasera si inquadrerà su questo tipo, su questa prospettiva, su questo punto di vista, cioè l'alieno come la nuova fata, come il nuovo jin, come nelle tradizioni islamiche, comunque il fenomeno alieno come qualcosa che va oltre la nostra epoca e che quindi si ritrova anche in altre epoche, però da un punto di vista sottile, non strettamente fisico, nel senso l'alieno sull'astronave che arriva sulla Terra e questo tipo di visione, ecco. Volevo presentare brevemente l'ospite, innanzitutto leggendo i due titoli dei suoi libri sull'argomento. Il primo l'ha scritto con Enzo Pennette, si chiama Extraterrestri, le radici occulte di un mito moderno. Il secondo, che è uscito qualche anno fa, si chiama UFO alieni, origine, storie e prodigi di una pseudo-religione. Sono due testi che inquadrano appunto il fenomeno UFO da una prospettiva parafisica, seguendo in parte anche gli studi di Jacques Vallée e John Keel, che sono due studiosi che hanno scritto numerosi testi sull'argomento da fine anni 60 in poi. Proprio con una citazione di Jacques Vallée voglio presentare il nostro ospite, tratto da Passaporto per Magonia, la sua opera del 69. Scrive Vallée: resta il debole sospetto di un gigantesco mistero, molto più grande della nostra attuale preoccupazione per la vita su altri pianeti e molto più profondo dei rapporti di tranquille casalinghe su luci che fanno zigzag nel cielo. Sì, c'è una profonda corrente nascosta da scoprire e mappare dietro queste storie apparentemente assurde. Sezioni emergenti del modello di base sono state scoperte e mappate in epoche passate da studiosi morti da tempo. Oggi abbiamo l'opportunità unica di assistere alla riapparizione di questa corrente, colorata naturalmente con i nostri nuovi pregiudizi umani, la nostra preoccupazione per la scienza e il nostro desiderio per la Terra promessa su altri pianeti. Benvenuto Gianluca e grazie ancora di essere qui con noi, ti lascio la parola. Bene, intanto ti ringrazio anche per la citazione iniziale, perché in effetti introduce molto bene il tipo di argomento di cui vogliamo parlare stasera. Cosa c'entrano gli UFO o i fenomeni ufologici con il cosiddetto mondo sottile, che poi adesso dovremo anche cercare di spiegare, perché non diamo per scontato che tutti quelli che ci ascoltano in questo momento debbano necessariamente intendere immediatamente cosa, almeno in questo ambito, intendiamo per mondo sottile. Allora, innanzitutto, il discorso in senso stretto è che l'ufologia è un qualche cosa come immaginario che apparentemente sembrerebbe quanto di più legato a una prospettiva grossolana e materialista che possa esistere. Perché se noi immaginiamo il mito dell'extraterrestre così come poi in qualche modo è andato affermandosi soprattutto a partire dagli anni 50, d'accordo? Tardi anni 40, inizio anni 50. Quindi essenzialmente, per dare l'idea più semplice possibile, come la credenza nella possibilità che alcuni esseri provenienti da altri pianeti, in carne e ossa, d'accordo? Per banalizzare la questione, quindi materiali come siamo materiali in questo momento noi, ci visitano attraverso navi ultra tecnologiche,
perché questo è l'immaginario, diciamo, dell'ufologia ortodossa, mettiamolo così. Ecco, allora, questo tipo di immaginario chiaramente risente di un'impostazione che è largamente meccanicista, materialista, esaltante chiaramente il mito dei viaggi spaziali, non a caso in qualche modo si sviluppa nella sua forma più classica proprio nel periodo in cui ci sono i primi esperimenti di viaggi spaziali, l'invio dei primi uomini in orbita, eccetera, eccetera, no? Era il periodo in qualche modo anche della grande gara fra le due superpotenze che si contendevano questa ennesima dimensione in qualche modo del potere, il potere sullo spazio. A partire da questo tipo di stato di spirito collettivo, naturalmente tutto quello che in quel periodo, anni, fine anni 40, inizio anni 50, si comincia a vedere nel cielo, che in realtà, e adesso poi lo andremo a dimostrare, non sono dei fenomeni nuovi, non lo sono assolutamente, sono fenomeni che, benché in forme diverse, l'umanità si porta dietro, possiamo dire, da sempre. Okay? Però, a partire dall'immaginario collettivo dominante in quel particolare momento, ecco che nasce il mito del visitatore extraterrestre, proprio inteso nel senso proprio da film di fantascienza. L'astronave di bulloni e metallo proveniente da non si sa bene quale pianeta, all'inizio in realtà i pianeti diciamo predestinati o comunque da cui si immaginava potessero venire queste creature erano i pianeti più vicini alla Terra. Immaginiamo insomma che negli anni 50 un sedicente contattista, George Adamski, contattista significa persone che hanno in qualche modo che affermano di contattare, quindi di parlare, di poter comunicare direttamente con le entità che presiedono appunto al fenomeno UFO. Lui parlava addirittura di venusiani, cioè quindi di gente che proveniva dal pianeta Venere, vicinissimo alla Terra, poi via via, anni prima si parlava anche di marziani, perché il pianeta Marte era il candidato principale, diciamo, tra i pianeti più vicini alla Terra per l'esistenza di forme di vita, e quindi anche di forme di vita eventualmente intelligenti. Poi via via naturalmente si scopre che i pianeti più vicini alla Terra non potrebbero ospitare un tipo di vita biologicamente simile alla nostra per tutta una serie di ragioni, e quindi in qualche modo l'alieno si sposta sempre più lontano, quindi alieni provenienti da altre galassie, da altre costellazioni, eccetera, eccetera. Allora, in realtà questa è l'ufologia ortodossa, ufficiale, che si nutre di questo tipo di immaginario e che tuttora è anche quella dominante, che poi negli anni in qualche modo ha conosciuto tutta una serie di manifestazioni avatariche, potremmo chiamarle noi, con per esempio la paleoastronautica. La paleoastronautica che cos'è? Una sorta di dottrina esegetica che nasce anche lì all'inizio degli anni 60 e poi conosce però in realtà il suo grande successo a partire dagli anni 70-80, in cui si afferma che la discesa degli alieni e il contatto addirittura tra i nostri antenati e esseri di tipo extraterrestre, extraterrestre nel senso che abbiamo indicato poc'anzi, attenzione, spiegherebbe anche tutti i punti interrogativi della storia, cioè quindi le grandi costruzioni megalitiche sono difficili da spiegare con tecnologie appunto di tipo neolitico o comunque con tecnologie assolutamente non all'altezza di quello che noi vediamo, evidentemente saranno stati gli alieni direttamente o indirettamente a permetterne la costruzione, le grandi piramidi risalgono agli alieni e via dicendo, e queste sono immagini che poi vuol dire, ritroviamo nell'immaginario collettivo persino nei giornaletti di Topolino, cioè parliamo appunto di un qualcosa che è penetrato profondamente nell'immaginario collettivo, fino ad arrivare ad autori di indubbio successo come negli ultimi anni Zaccaria Sitchin o Mauro Biglino, l'italiano Mauro Biglino, che interpretano i testi sacri alla luce del fenomeno dei presunti alieni, per cui tutte quelle entità, creature, manifestazioni apparentemente sovrannaturali presenti nei testi sacri, la Bibbia, i Veda, piuttosto che altro, sarebbero in realtà semplicemente la trascrizione, la testimonianza, in qualche modo ingenua, dei nostri primitivi antenati che in questo modo ci descrivono in realtà l'arrivo sulla Terra di esseri extraterrestri. E qui quindi l'interpretazione extraterrestrialista della Bibbia, che poi è diventata un cavallo di battaglia anche in determinati ambienti per tutta una serie di ragioni
anche ideologiche, che adesso naturalmente ci interessano molto poco. Parallelamente a questo tipo di interpretazioni, però, in realtà ne nasce un'altra, o se ne sviluppa un'altra, a partire soprattutto dagli anni 60. In realtà, negli anni 60 troviamo, 60-70, già troviamo degli autori come John Keel o Jacques Vallée, uno americano, l'altro francese, poi naturalizzato americano, che per la prima volta si pongono la questione UFO da una prospettiva diversa. In realtà sono forse i primi ufologi che si pongono questo tipo di prospettiva, ma non sono i primi in assoluto a sospettare una natura del fenomeno ufologico diversa da quella che l'ufologia ortodossa sposa. Okay? Perché ci sono stati dei casi anche precedenti a loro, e poi vedremo di chi stiamo parlando. Comunque, John Keel, che è poi il primo in qualche modo ad affrontare approfonditamente questo tema, a un certo punto comincia, lui parte in realtà da una visione extraterrestrialista, cioè lui era convinto inizialmente che gli UFO fossero in effetti spiegabili, molto probabilmente, proprio con il contatto con esseri di altri pianeti, così come abbiamo spiegato poc'anzi. Lui a un certo punto però, studiando il fenomeno più approfonditamente, si rende conto che qualcosa non ritorna. Allora, la prima cosa che non ritorna è il fatto che questo tipo di fenomeno lui va a indagare da un punto di vista giornalistico, perché era anche un giornalista d'assalto, diremmo noi, era stato anche un giornalista in zone di guerra, quindi parliamo di una persona che certo non si tirava indietro, e indubbiamente un ricercatore di verità, in qualche modo, va a, in qualche modo a fare una ricerca approfondita su le apparizioni in cielo, cioè così come vengono descritte anche nei giornali, nelle riviste, partire praticamente dalla fine del XIX secolo. E qui scopre alcune cose piuttosto interessanti. Cioè, scopre per esempio che gli avvistamenti in cielo di fenomeni strani non sono certo una prerogativa del secondo dopoguerra, ma si ritrovano nella cronaca contemporanea, perché lui poi prende in analisi soprattutto all'inizio la cronaca contemporanea, si ritrovano costantemente anche in precedenza. Magari avevano, come dire, avevano suscitato minore curiosità, minore interesse. È un discorso proprio di interesse collettivo. Però in realtà lui identifica dei momenti, addirittura proprio delle ondate, lui le chiama, di avvistamenti, la prima delle quali sarebbe tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, la seconda, molto importante, durante la stessa Seconda Guerra Mondiale. Ora, la caratteristica che però lui subito nota è che questi avvistamenti sono completamente diversi. Cioè la prima ondata che lui prende in analisi a livello temporale, che è quella di fine Ottocento, i cosiddetti airships, come vennero chiamati all'epoca, cioè queste navi volanti che in qualche modo vengono avvistate soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Europa, addirittura anche in Estremo Oriente, ci sono tutta una serie di testimonianze anche in Cina, Giappone, in India e via dicendo. E questi airships si presentano in forme obiettivamente inverosimili a livello tecnologico, cioè più somiglianti al vascello di Romolo il Conquistatore immaginato nel romanzo di Jules Verne, piuttosto che a delle astronavi che effettivamente possono attraversare gli spazi celesti. E qui in qualche modo John Keel si comincia a porre la questione: di fronte a quale fenomeno siamo? Qual è il fenomeno che abbiamo di fronte? Qual è la vera natura del fenomeno che abbiamo di fronte? Com'è possibile che nel giro di 50 anni un fenomeno cambi completamente? All'inizio, ripeto, astronavi che sembrano uscite direttamente da un libro di fantascienza, astronavi o veicoli in qualche modo volanti. Poi, durante la Seconda Guerra Mondiale, è il momento dei cosiddetti Foo Fighters, un termine ibrido anglo-francese per indicare questi fuochi che seguivano gli aerei durante le missioni, durante la guerra, che sono testimoniati sia dagli aerei dell'asse che dagli aerei alleati. Cioè quindi in qualche modo un fenomeno che viene oggettivo, che viene testimoniato sia da una parte che dall'altra, e che all'inizio suscita anche una certa preoccupazione, perché qualcuno pensa che possano essere delle armi segrete utilizzate dall'uno piuttosto che dall'altro fronte. Ma i Foo Fighters si presentano come delle sfere, essenzialmente, cioè quindi delle sfere luminose che seguono, che sembrano guidate da una sorta di intelligenza, perché indubbiamente una sfera che segue un aereo è guidata da una sorta di intelligenza, ma non interferiscono nei combattimenti, sembrano quasi osservare quello che i combattenti stanno facendo.
Nulla a che vedere però con le airships, che sono strutture completamente diverse. Improvvisamente poi, nel secondo dopoguerra, ecco che appaiono i dischi volanti così come li immaginiamo noi oggi, come poi in qualche modo anche la fantascienza ce li ha fatti conoscere. Quindi veri e propri veicoli che assomigliano a delle astronavi con degli occupanti che scendono sul pianeta Terra e in qualche caso addirittura contattano delle persone, quindi si arriva a degli incontri addirittura ravvicinati. Un fenomeno che in qualche modo sembra avere la stessa natura, ma che si presenta in maniera completamente diversa. A quel punto John Keel dice: non è possibile che ci troviamo di fronte a extraterrestri che ci visitano. Perché? Perché è assolutamente inverosimile pensare che una tecnologia di esseri che provengono da magari da chissà dove, quindi dovrebbero essere veramente dotati di strumenti tecnologici straordinari, si manifesti in queste forme così differenti e a volte anche tecnologicamente inverosimili, come erano alla fine dell'Ottocento, ai nostri occhi. Cioè qui abbiamo un fenomeno, lui dice, che si maschera, ma che non è esattamente quello che vorrebbe mostrare. Da lì l'ipotesi cosiddetta parafisica, cioè noi in realtà siamo di fronte allo stesso identico fenomeno che per secoli e in tutte le culture è stato definito come contatto con il mondo sottile, con le creature del mondo sottile, di qualunque tipo siano. Adesso poi, volendo, potremmo anche approfondire questo tipo di concetto, non attengono al piano più strettamente grossolano, d'accordo, non materiale, e che si ritrovano in tutte le culture. E la fenomenologia è sostanzialmente, puntualmente, identica. L'unica differenza è che questi fenomeni oggi si presentano, nella maggior parte dei casi, come dei fenomeni ascrivibili, almeno ai nostri occhi di moderni, a una sfera di tipo tecnologico, e prima in realtà non era così. Ma di fatto parliamo dello stesso identico fenomeno. Questo tipo di filone poi è stato fatto proprio anche da altri ufologi, come appunto Jacques Vallée, che lo hanno approfondito, l'hanno messo in collegamento strettamente con tutta una serie di fenomenologie che si ritrovano nel folklore, come quello appunto delle apparizioni, delle manifestazioni dei fairies, del Shid celtico, presenti poi anche in tutte le culture del mondo con nomi diversi. Magari fairies ci suona più fantasy, ma Munachiel napoletano del sud Italia, stiamo parlando esattamente dello stesso tipo di fenomeno, però forse effettivamente, non lo so, insomma, fa meno folklore in qualche modo, no? È meno suggestivo come termine, ma in realtà i fenomeni del mondo sottile sono conosciuti presso tutte le culture. Addirittura abbiamo una delle grandi religioni monoteiste che parla chiaramente dell'esistenza, oltre di un piano grossolano dove abitiamo noi esseri umani con due zampe, di un piano naturalmente angelico, ma anche di un piano intermedio che è quello dei jinn. Stiamo parlando dell'Islam, cioè nell'Islam, nel libro sacro dell'Islam, si parla chiaramente dell'esistenza anche di queste creature intermedie, piuttosto pericolose di solito, ma non necessariamente negative. Anche in questo caso bisogna fare un discernimento, per cui esistono creature del mondo intermedio, ma non che di solito sono pericolose per gli uomini, esattamente come potrebbe essere pericolosa una tigre dentro una giungla, che in qualche caso possono anche essere guidate da intelligenze, da potenze di tipo letteralmente diabolico o satanico, perché il mondo intermedio, in molte tradizioni, è per eccellenza anche la dimensione in cui si manifestano gli aspetti anche più inquietanti del cosmo e della realtà, però ecco che appunto occupano questa sorta di piano intermedio. Il piano intermedio esiste in realtà in tutte le tradizioni spirituali e religiose. Allora, che cos'è questo piano intermedio? Partiamo, per capirlo bene, dalla tricotomia tradizionale corpo, anima e spirito. Lo troviamo anche nelle lettere di San Paolo Apostolo. Voi siete corpo, anima e spirito, che il vostro corpo, anima e spirito si conservino immacolati per la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Quindi è una tripartizione che si ritrova un po' in tutte le tradizioni del mondo. Il corpo, di cui parliamo naturalmente, sarebbe il corpo grossolano. È sbagliato magari utilizzare il termine materiale, perché il concetto di materia già nel mondo antico era molto diverso rispetto al concetto che ne abbiamo noi, ed era probabilmente anche molto più ampio di quello che noi attualmente possediamo. Per materia non si intendeva solo ed esclusivamente un qualcosa di grossolano. C'è poi un mondo che potremmo chiamare un mondo dei ritmi, ed è esattamente questo il mondo intermedio, cioè un mondo che non è grossolano e materiale, ma non è nemmeno spirituale.
E poi c'è il mondo degli archetipi spirituali veri e propri, quindi delle realtà sovraformali, cioè che trascendono anche la forma, ed è questo il mondo spirituale in quanto tale. Se vogliamo fare un discorso legato al simbolismo tradizionale, il mondo materiale sarebbe in qualche misura la terra, dei quattro elementi è la terra, il mondo, scusate, corporale, non materiale. L'acqua rappresenta il mondo intermedio nei suoi aspetti, però diciamo più bassi in qualche misura. L'aria rappresenta il mondo intermedio a livello più alto, più sottile, quindi più sublime. E infine il fuoco rappresenta in qualche modo già l'aspetto più vicino allo spirito propriamente detto. Per questa ragione, in realtà, anche nelle tradizioni, in tutte le tradizioni d'Oriente e d'Occidente, capire e discernere se un fenomeno è originato in qualche modo da una benedizione, quindi da una potenza spirituale, da un influsso spirituale, o semplicemente dall'ambito psichico, non è mai stato un qualcosa di estremamente facile. Cioè, i fenomeni sono di per sé fenomeni, ma qual è l'origine di un fenomeno? L'origine del fenomeno si può giudicare, per esempio, dai frutti che porta, mettiamola così, dal contesto in cui si manifesta, eccetera, eccetera. Ma qui adesso non andiamo troppo ad approfondire questo tipo di discorso, che ci porterebbe estremamente lontani. Quindi, il mondo intermedio. Ora, evidentemente questo tipo di spiegazione scandalizza in qualche modo l'uomo moderno, ma anche l'ufologo stesso. Cioè, io ogni volta che ho parlato di questo tema, ho parlato dell'ipotesi parafisica, mi sono sempre ritrovato tutta una serie di ufologi ortodossi, chiamiamoli così, che hanno protestato vivamente, ma non è vero, ma non è possibile, ma qui si tirano fuori concezioni medievali o arcaiche, quando noi siamo chiaramente di fronte a una alla manifestazione di una tecnologia straordinaria. Ora, il discorso qual è? Il vero problema dell'uomo moderno, da questo punto di vista, è stata la sua solidificazione, proprio a livello mentale. Cioè, l'uomo moderno, a partire dal Settecento, fine Settecento, in qualche modo, poi per tutto l'Ottocento e il Novecento, benché poi la storia del mondo contemporaneo non sia così univoca come i libri di storia ce la presentano, però in qualche modo sposa una visione sempre più grossolana e materialista. Una visione dove il fenomeno sta al centro di tutto, dove tutto quello che non è ripetibile a livello grossolano o non esiste o non ci interessa, come dicevano alcuni positivisti. Altri positivisti, forse un po' più aperti, invece si interessavano e come dei fenomeni che non erano ripetibili in laboratorio, ma non per questo non esistono. Fatto sta che, soprattutto a livello di massa, perché qui parliamo di massa, l'immaginario collettivo dell'uomo moderno, fin quasi ai giorni nostri, è stato un immaginario di tipo materialistico, perché spiega tutti i fenomeni a partire dalla materialità. Cioè, l'esempio per eccellenza è l'evoluzionismo darwiniano. Cioè, la materia vivente nasce dal caso, cioè quindi una cellula vivente che è di una complessità mostruosa, più complessa del computer che abbiamo qui davanti e di cui ci serviamo in questo momento, nasce dal caso, perché evidentemente non possiamo postulare un disegno intelligente, altrimenti ci va a gambe all'aria tutta la visione materialistica della vita. E tutte le specie viventi, animali o vegetali che siano, si evolvono per caso, semplicemente per casi fortuiti che sono innumerevoli, che chiaramente sfidano qualunque calcolo delle probabilità, ma anche qui, se noi rinunciamo a questo tipo di visione, ci va a gamballare a tutto il materialismo. Infine, anche l'uomo è semplicemente il risultato casuale di una serie di trasformazioni indotte dall'ambiente e da mutazioni casuali, per cui siamo arrivati dall'australopiteco che aveva 350 millimetri cubi di cervello, cioè un pochino meno dello scimpanzé attuale, all'uomo sapiens, semplicemente con enormi botte di fortuna. Non utilizzo altri termini, diciamo, dialettali, perché potrebbero essere riguardosi, no, insomma, ecco, ci siamo capiti, cioè, stiamo parlando di un'assurdità in termini anche a livello logico-razionale, ma questo è il frutto di una suggestione, il frutto della suggestione materialista. Ecco, esatto. Perché, anche tornando al discorso che stiamo facendo adesso, che stiamo affrontando oggi, in fondo per l'uomo moderno, alla fin fine, è molto più semplice credere agli ometti verdi materiali come noi, che scendono da astronavi, sì, sicuramente molto più sofisticate delle nostre, dello Space Shuttle, però insomma sempre fatte comunque sia di bulloni, che immaginare che stiamo di fronte a una manifestazione di un mondo sottile o di qualcos'altro, comunque di non immediatamente tangibile e sperimentabile, perché mi metterebbe in una crisi tremenda.
cioè mi metterebbe in una crisi spaventosa, cioè metterebbe in dubbio il pilastro fondamentale su cui ho fondato quasi 200 anni di civiltà moderna. Il problema è questo. In realtà, ecco, ritornando adesso all'ipotesi parafisica, poi mi fermo un attimino perché immagino che la trasmissione possa essere anche più interessante se diventa un dialogo e non un monologo. Sicuramente. Ecco, esattamente. Allora, ritornando all'ipotesi parafisica, in realtà, anche prima di John Keel, di Jacques Vallée, di altri, c'erano state effettivamente alcune ipotesi di questo genere, caldeggiate addirittura anche da fonti ufficiali. Questa è una cosa che normalmente gli ufologi dimenticano. Qui parliamo per esempio di un documento del 1947, 8 luglio 1947, un protocollo dell'FBI californiana, in cui si parla, in realtà per la prima volta in un documento ufficiale, di UFO, quindi di oggetti volanti non identificati, ma udite udite, se ne parla come appunto di oggetti che non appartengono al nostro piano grossolano, vengono, qui si usa addirittura un'espressione, un pianeta etereo, provengono da un pianeta etereo, qui stiamo parlando di un documento dell'FBI, cioè quindi non parliamo di un qualcosa di scritto appunto da un appassionato di esoterismo. E addirittura, per capire meglio, dice, guardate la visione indù dei locas, dei vari locas, cioè quindi degli stati dell'essere, dei mondi, degli indefiniti mondi, perché è lì che potete trovare una risposta a cosa sono questi esseri e da dove provengono. 1947. 1955, Lord Hugh Dowding, che è stato un eroe di guerra inglese della RAF, la Royal Air Force, e lui esprime a chiare lettere l'idea che i fenomeni cosiddetti UFO, che ormai nel 1955 venivano largamente attribuiti agli extraterrestri, ormai insomma il mito dell'alieno era già nato nella sua forma contemporanea, lui parla di un'origine immateriale, assolutamente immateriale. Siamo di fronte a un fenomeno che non è spiegabile con le nostre categorie grossolane, non con le nostre categorie o la nostra evoluzione tecnologica, ma con le nostre categorie scientifiche grossolane. Potremmo andare avanti, ripeto, un capitolo estremamente interessante per esempio è quello del rapporto tra ufologia e religione, perché l'ufologia oggi si pone addirittura quasi come una sorta di sfida alla visione tradizionale della spiritualità. Dice, guardate che qui voi vi siete sbagliati tutti quanti, non avete capito niente, adesso vi spieghiamo noi che cosa sono angeli, demoni, Elohim, come dice Biglino, altri, insomma, gli Anunnaki, eccetera, eccetera. Ma in realtà ci sono interpretazioni completamente diverse. Per esempio, alcuni teologi, o comunque alcuni rappresentanti di tradizioni spirituali importanti, parlo dell'Islam, ma parlo anche del cristianesimo ortodosso, si sono espressi, ma pensate che il patriarcato di Mosca alcuni anni fa, una decina di anni fa circa, fece una dichiarazione semi-ufficiale, perché fu il portavoce del patriarcato di Mosca, un certo Chaplin, un ecclesiastico, che dichiarò ufficialmente, parlando del fenomeno UFO, cosa che immagino nessuno farebbe qui in Occidente, almeno nelle chiese occidentali, insomma, di queste cose non se ne parla minimamente, siamo in un ambiente molto più secolarizzato, se vogliamo, in Occidente, ne parlò come di appunto di un fenomeno che è ascrivibile integralmente al mondo dell'invisibile. Lui non parlò né di angeli, né di demoni, né di altro, però disse, quando voi vedete queste cose, sappiate che state vedendo qualcosa che non attiene al piano grossolano della realtà. Altri teologi sono stati anche più espliciti, per esempio abbiamo avuto un Justin Popovich, teologo serbo ortodosso, Serafin Rose, un altro teologo ortodosso, soprattutto ortodossi, e c'è una spiegazione probabilmente, perché nell'ortodossia, nel cristianesimo ortodosso, in qualche modo sicuramente il rapporto con tutta la dimensione non grossolana della realtà obiettivamente si è mantenuto molto molto di più. Per tutta una serie di ragioni che adesso qui chiaramente non staremo a spiegare, e loro parlavano molto molto chiaramente addirittura di un'origine piuttosto sinistra, sulfurea se vogliamo chiamarla così, del fenomeno UFO. Perché? Perché per esempio che Justin Popovich aveva raccolto tutta una serie di testimonianze su persone che affermavano di essere state rapite, addotte come si dice oggi, dai presunti alieni, e che erano riusciti a liberarsi da queste abductions semplicemente attraverso la recita di salmi, di preghiere o invocazioni. Questo è accaduto nel mondo cristiano, ma anche nel mondo islamico. Abbiamo un esempio, negli anni 70,
in Persia di un tentativo di abduction, di rapimento da parte di una strana creatura che sembra scendere da una struttura che noi oggi potremmo identificare come tecnologica, avviene alla periferia di Teheran, e questo poveraccio era un imprenditore iraniano, comincia a urlare Allah, Allah, aiutami, aiutami, improvvisamente tutto quanto scompare, no? Da qui se ne può dedurre il fatto che siamo di fronte ad un fenomeno obiettivamente tutt'altro che grossolano, perché insomma extraterrestri che vengono da Alfa Centauri con un'astronave, e se tu gli gridi Ave Maria, Padre Nostro, Allahu Akbar o qualche altra cosa di questo genere, scappano con la coda fra le gambe, obiettivamente sono ancora una volta molto inverosimili. C'è addirittura un caso, se abbiamo 2 minuti di tempo ne parliamo, che forse è uno dei più clamorosi. Poi mi fermo qui. Bene, allora adesso intervengo io, così facciamo un dialogo anche con i nostri spettatori. Okay. Volevo mettere in risalto qualche punto. Io sono estremamente d'accordo con te su quanto hai detto, sei stato molto chiaro, sul fatto che il vedere queste entità altre rispetto all'essere umano come materializzate, come con un corpo fisico, diciamo, secondo me segue quella linea di pensiero che risponde al nome di evemerismo. Cioè cos'è? Spieghiamolo brevemente per chi non sappia cos'è. È una corrente di pensiero che nasce nell'Ottocento, per cui gli studiosi di storia delle religioni considerano improvvisamente le divinità antiche come personaggi umani che sono stati poi deificati e quindi mitizzati. A fine Ottocento questa corrente evemerista va a intaccare anche il folklore fairy. Si inizia a pensare che fate, folletti, elfi e via dicendo potessero essere queste popolazioni antiche di statura minuta, bassa, che anticiparono gli indoeuropei in Europa e che poi vennero appunto, si nascosero nelle foreste. Questa è la teoria di David McRitchie e poi più tardi di Margaret Murray, solo per fare un paio anche, di nomi più importanti. Anche i nomi di Neanderthal, no? Identificati come, sì, cioè, il ricordo poi trasfigurato nel mito dei nani, no? I nani, tra l'altro persino Lovecraft, lo scrittore ovviamente dell'orrore sovrannaturale, in un suo saggio sulle fate avanzava, ovviamente lui era estremamente positivista e materialista in queste tematiche religiose, e avanzava appunto l'ipotesi che i feri fossero o queste popolazioni nane oppure i Neanderthal. Ora, secondo me questo punto di vista è l'anticipazione, possiamo dire, del vedere l'alieno come un'entità esclusivamente fisica, che è un tipico pensiero positivista novecentesco anche, perché in tutte le altre epoche, io ho tenuto una conferenza su questo argomento al convegno di esoterismo ufologia che è andato in onda per la Società dello Zolfo ad aprile, quindi se vedete nella descrizione di questo video su YouTube ci sono tutti i link anche degli articoli del sito per approfondire. Quello che emerge nello studio della storia delle religioni è che in tutta la storia dell'umanità l'uomo ha avuto a che fare con queste entità altre, tanto è vero che lo stesso termine alieno deriva dal latino alio, che appunto significa altro. Di conseguenza ogni epoca ha avuto i suoi alieni. Il discorso è che nelle altre epoche una tradizione religiosa che esisteva, che adesso evidentemente non esiste più se non è ben sotterrata, insomma, mostrava queste entità come entità non solo fisiche, anzi entità spirituali, entità sottili. Per esempio Paracelso, per esempio Girolamo Cardano parlano degli incontri con queste entità che definiscono elementali, e in particolare Jacques Vallée collega i moderni alieni, che sono appunto entità aeree, diciamo, che volano, appunto arrivano tramite l'elemento aria, ricollegava ai silfi dei termitisti rinascimentali. Oppure possiamo menzionare anche Robert Kirk, che era un vescovo scozzese che scrisse a fine 600 The Secret Commonwealth, appunto sul regno segreto di queste entità sottili, e lui è estremamente interessante questo testo perché appunto cerca di inserire queste entità feriche all'interno di un pensiero metafisico che possa anche definirsi cattolico. No, lui cos'era? Era anglicano, era, sì, era non era anglicano, era presbiteriano. Era presbiteriano, sì. Quindi adesso mi volevo collegare a questa domanda, visto che qualcuno ha sollevato il tema.
appunto chiede: i cristiani dividono gli esseri eteri in angeli, demoni, anime dei defunti, le altre etnità come fate, Jim, poltergeist e alieni, in ambito cristiano in quale categoria farebbero parte? Secondo Kirk sono delle entità intermedie tra l'uomo e l'angelo, mi sembra che dicesse. Esatto. Comunque anche quindi nelle tradizioni monoteiste, poi ti lascio la parola, ci sono comunque dei residui, possiamo dire, che derivano da queste antiche tradizioni e che in qualche modo rendono possibile l'inserimento di queste entità all'interno di una visione che forse, penso ad esempio al testo di Kirk, non è bianca e nera, non è semplicemente o demoniaca o angelica. Tu cosa ne pensi? Allora, innanzitutto la domanda è molto interessante, io ringrazio Antonio per averla fatta, perché normalmente quello che ci si chiede, soprattutto in ambito cristiano, perché ripeto, nell'Islam il discorso di Jin è molto esplicito. Però in realtà, se noi andiamo per esempio a leggere la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, anche nell'ebraismo esistono queste categorie di esseri intermedi, che poi nella 70, cioè quindi nella versione greca della, della Bibbia, che comunque è una versione importantissima perché è anche la versione più antica che noi abbiamo dell'Antico Testamento. Cioè la versione ebraica, quella masoretica, in realtà è poi una rielaborazione in qualche modo che è stata rimessa insieme dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, quindi dopo il 70 d.C., il testo masoretico. Questo non vuol dire che il testo masoretico non sia attendibile, però a livello di testo più antico della Bibbia, del Vecchio Testamento che noi abbiamo, c'è la 70 in greco. E nella 70 in greco effettivamente ritroviamo entità, spesso e volentieri vengono chiamati i fauni, naturalmente qui si riprende, si fa un parallelismo con la tradizione greca, i fauni, le ninfe, cosa sono? Sono essenzialmente nella mitologia mediterranea quello che appunto sono i fairies nella mitologia nordica. Non sono creature angeliche, perché le creature angeliche in qualche modo già tengono un piano strettamente spirituale, non sono nemmeno delle creature grossolane però, perché hanno determinati loro poteri che vanno oltre in qualche modo l'ambito strettamente grossolano, sono creature del mondo intermedio. Ora, la grande domanda, stiamo di fronte a fenomeni positivi o a fenomeni tenebrosi? In linea di principio, nelle culture, nelle varie culture dove questo tipo di fenomeno viene è conosciuto, perché poi stiamo attenti, ci sono delle culture che lo enfatizzano di più, altre che lo mettono un po' tra parentesi. Per esempio, nella cultura cristiana, effettivamente, l'immagine del mondo intermedio è sempre stata messa un pochino tra parentesi, forse anche come effetto della prima predicazione cristiana, che tendeva un po' a mettere da parte questo tipo di realtà per evitare una sorta di ricaduta in una venerazione della natura che poi poteva appunto scadere in una sorta di rinnovato paganesimo, no? Cioè, poi ogni tradizione in qualche modo si adatta anche alle contingenze. È chiaro che parlare del mondo intermedio, soprattutto nei primi secoli del cristianesimo, sarebbe stato offrire su un piatto d'argento una sorta di assist al paganesimo dell'epoca. Per cui si cercava un po' di sorvolare questi argomenti, oppure appunto di metterli tra parentesi e identificarli a volte anche semplicemente con manifestazioni di tipo esclusivamente diabolico. Ora, in realtà, il mondo intermedio, in tutte le tradizioni che ne parlano, è un mondo estremamente complesso, non è necessariamente un mondo di tipo diabolico, però stiamo attenti, perché il mondo intermedio è anche, come abbiamo detto poc'anzi, è sempre stato visto, in questo un po' in tutte le culture, come una sorta di labirinto dove dietro l'angolo può nascondersi l'aspetto inquietante. Cioè, quindi, come non tanto un mondo da esplorare e realizzare, ma da trascendere in una chiave strettamente spirituale. Cioè, chi fa un cammino spirituale, più che interessarsi del mondo intermedio, dovrebbe interessarsi di trascenderlo. E questa è la ragione per cui, per esempio, anche i famosi poteri che noi oggi chiameremo paranormali, nel mondo tradizionale sono sempre visti con una certa ambiguità. Anche nell'induismo, quando si parla dei siddhi, cioè i poteri, quelli che noi oggi chiameremo poteri paranormali, no? Si dice che sono semplicemente una pericolosa distrazione per l'ego e che devono essere trascesi. Questo però non significa che non esistano. Esistono, ma non sono l'obiettivo di un cammino spirituale. Punto. È una cosa diversa, in qualche modo.
Volevo intervenire un secondo su, ne approfitto che hai nominato Sidi, appunto, perché io trovo molto interessante il fatto che, allora, Jacques Vallée parla dei Sidda, nel senso degli uomini presente quando parla di queste entità che appunto vivono in un mondo sottile sotto la luna e sotto le nuvole, lui dice, quindi appartengono all'ambito sublunare però sottile. E io trovo estremamente interessante che nell'induismo c'è la denominazione di Siddha per queste entità, la denominazione di Siddhi che è quella dei poteri acquisiti che queste entità hanno e che possono acquisire anche gli esseri umani che entrano in rapporto con questa dimensione. Ora, perché lo trovo molto interessante? Perché in tutte le tradizioni che vengono definite sciamaniche, l'apprendista sciamano riceve questi poteri che noi possiamo definire anche paranormali grazie a queste entità sottili. E nella stessa tradizione celtica, il termine che si scrive Sid, che si legge appunto Sci, come hai detto prima, è estremamente simile a Sidda. Anche qui sta a indicare sia quella categoria di entità sottili del mondo, appunto, mondo di sotto, diciamo, un mondo sottile che appunto sono i fairies, le fate, ma sia sono anche quei poteri che il fairy doctor, così viene chiamato quel personaggio che ha in possesso della seconda vista nella tradizione celtica, guadagna grazie a queste entità. Quindi forse non è un caso che sia nella tradizione induista che in quella celtica questo termine Siddha, Siddhi, Shid sia simile, no? Anche perché il concetto è estremamente simile. Sì, ma parliamo anche di lingue indoeuropee, quindi in qualche modo sì, per forza, esatto. In realtà con delle radici molto più simili di quanto noi potremmo pensare, malgrado le migliaia di chilometri di distanza e le migliaia di anni di storia non più in comune. Quindi questo assolutamente. E il discorso del mondo intermedio, però, perché la pericolosità del mondo intermedio? Ecco, perché nel mondo intermedio, il mondo intermedio è l'unico ambito dove può agire anche la potenza infera. Cioè, la potenza infera non agisce direttamente sul mondo materiale, come non può assolutamente agire nella dimensione spirituale. È un grave errore, in realtà, quando si parla dei diavoli come puri spiriti. Qui non parliamo assolutamente di spiriti puri, tutt'altro, esattamente il contrario. E il discorso è che, ecco, per esempio nella tradizione cristiana si parla delle potenze dell'aria. Ora, l'aria naturalmente oggi a noi ci dice nulla, però per gli ascoltatori dell'epoca che sentivano per esempio la predica di San Paolo sulle potenze dell'aria, sui pericoli delle potenze dell'aria, era estremamente chiaro di che cosa si stava parlando, perché l'aria è l'elemento sottile per eccellenza, è l'elemento che sta tra il cielo e la terra. Anche nella tradizione islamica, mi sembra in una hadith, si dice il trono di Satana si trova tra cielo e terra, cioè quindi proprio tra questa dimensione, in questa dimensione intermedia, che non significa che di per sé sia satanica, ma che più facilmente, diciamo, è permeabile da determinati tipi di influssi, ragion per cui normalmente, ecco, per esempio nei monoteismi, in qualche modo il contatto con il mondo intermedio è sempre stato visto con una certa diffidenza, cioè o tu sei un santo realizzato, è da qui per esempio, ecco, il racconto, la leggenda di Salomone che ha l'anello attraverso il quale può guidare i jinn e che si fa aiutare nella costruzione del Tempio di Gerusalemme da questi strani compagni, d'accordo, che lo aiutano. Ecco, o sei un essere che ha raggiunto un tale livello spirituale per cui tutto il resto ti è sottomesso il grossolano, ma ti è sottomesso anche il mondo psichico, oppure il dialogo con questo tipo di mondo rischia di essere pericoloso per l'uomo. Pericoloso. Bene, ne approfitto, visto che hai nominato i santi, per fare un altro commento. Io trovo estremamente interessante anche la corrispondenza che si può individuare tra le cosiddette tentazioni dei santi, che avvengono spesso in una situazione, non so, nel deserto, dopo il digiuno, quindi è una situazione anche qui parasciamanica comunque, e questi, appunto, questa situazione tipica della tradizione sciamanica che si chiama lo smembramento iniziatico, lo smembramento rituale, cioè lo sciamano per guadagnare questi poteri sottili da parte di questa entità viene come smembrato ritualmente, ma è il corpo sottile in realtà che questa operazione interessa, e secondo me è molto interessante da mettere in relazione, oltre che con le tentazioni dei santi, come hai detto tu,
anche con i moderni rapimenti alieni, che poi ci sono tutte queste operazioni mediche che non si capisce esattamente quale sia lo scopo, con questi archi che vengono infilati nell'ombelico. Ci sono una serie di operazioni che ricordano estremamente sia lo smembramento iniziatico da parte dei demoni, per esempio nella tradizione siberiana, ma anche appunto questi dipinti, queste miniature medievali con i demoni che pungono anche, no, anche le persone nell'inferno, possiamo dire. Ci sono delle corrispondenze anche iconografiche proprio. Ah, io addirittura tirerei in ballo una pericope evangelica molto interessante, che per esempio normalmente non viene letta in profondità, che è le famose tentazioni di Cristo nel deserto, che sono estremamente interessanti da questo punto di vista, perché Gesù va nel deserto e digiuna 40 giorni e 40 notti, che non è un numero casuale, è un rito vero e proprio, durante il quale in qualche modo... alla fine del quale si manifesteranno propriamente tutte queste potenze, e si manifesteranno nel loro aspetto anche più inquietante, perché si manifestano come sotto l'aspetto strettamente satanico e sotto l'aspetto del potere. È esattamente quello che il mago cerca in qualche modo, solo che nella pericope evangelica a un certo punto il Cristo sovranamente rifiuta proprio tutti questi poteri, li mette da parte, cioè rinuncia al potere che queste entità possono dare. Quindi in qualche modo è un'evocazione di queste entità per poi annullarle o quantomeno ricomporle nel loro piano gerarchico, che è inferiore, perché lui è il Cristo, perché lui è chiaramente una manifestazione divina e quindi di conseguenza superiore alle manifestazioni di tutto il mondo intermedio. Questo normalmente, ripeto, viene letto in maniera molto più, diciamo... moralistica, però qui stiamo parlando in realtà di un vero e proprio rito, cioè questo è un elemento tecnico presente nel Vangelo, e questi 40 giorni sono proprio quelli in cui, proprio di fronte al digiuno, quindi al distacco poi dell'anima dal corpo, si manifestano tutta questa serie di fenomeni. Il digiuno è anche uno strumento a certi livelli pure per arrivare a un rapporto più sottile con la realtà, se vogliamo. Naturalmente tutto questo apparato rituale può diventare invece il supporto di un influsso spirituale. In realtà il grande discernimento che le tradizioni antiche facevano era proprio tra l'influsso spirituale e gli influssi invece del mondo intermedio. È fondamentale saperli riconoscere, e non è assolutamente facile. Ecco, mettiamola così. Bene. Allora, leggiamo questa domanda. Il discorso delle operazioni, molto interessante, ecco, per esempio, lo riprendo su un istante. Sì, nello sciamanesimo si parla, per esempio, nell'iniziazione sciamanica, dello smembramento del corpo, naturalmente non stiamo parlando del corpo grossolano, o dell'introduzione addirittura di alcuni elementi all'interno del corpo. Vero. Esattamente lo stesso percorso che ritroviamo in buona parte delle cosiddette abduction moderne. Sì, sì. L'unica differenza è che nelle abduction moderne gli cosiddetti addotti credono di essere stati penetrati da strumenti di tipo tecnologico, di avere dentro il microchip, mentre gli sciamani sono perfettamente coscienti che si tratta di cose di altro tipo. Cioè, in qualche modo lo sciamano è uno scienziato da questo punto di vista, molto più sottile dello scienziato moderno, cioè è uno scienziato a tutti gli effetti, conosce il mondo intermedio, ne conosce determinate dinamiche e le sa gestire, almeno in una certa misura. Hai fatto bene a menzionare questo fatto del microchip, perché effettivamente l'ho scritto anche io in un paio di articoli. Nelle tradizioni sciamaniche nordamericane e australiane, una delle operazioni che avviene durante l'iniziazione con gli spiriti aiutanti è quella di proiettare, addirittura c'è questo termine che viene tradotto come cantare dentro, nel corpo del neofita, un oggetto che può essere o una pietra di quarzo o una conchiglia, che è praticamente la stessa cosa del microchip che oggi viene detto che gli alieni mettono nel corpo del rapito. Però ancora una volta c'è da specificare che appunto non è il corpo grossolano che viene interessato da questa operazione, o comunque se lo è solo di rimando, secondo me, perché ci sono diverse testimonianze sia che riguarda il folklore fairy che quelli che riguardano gli alieni, oppure anche la stregoneria. Tutte le operazioni anche della strega avvengono in spirito, cioè la strega non va fisicamente al sabba, ci va in spirito chiaramente,
Poi è vero che ci possono essere anche delle conseguenze sul corpo fisico, però innanzitutto l'operazione riguarda il corpo sottile, no? Il corpo sottile, sì, esattamente. In realtà, vabbè, il discorso anche della scopa della strega, come ben si sa, non è a cavallo della scopa che si raggiunge. Cioè la scopa veniva intrisa di sostanze di tipo alucinogeno. Dell'unguento. Esattamente, dell'unguento che notoriamente è più facile... e diciamo entra più facilmente in circolo attraverso le vie genitali piuttosto che per bocca o attraverso altri tipi di diciamo di utilizzi. Ecco spiegata la strega, insomma, con la scopa a cavallo, ecco. Bene, e qui Lorenzo, ricollegandosi ancora ai gin, afferma, cioè sottolinea questa caratteristica, cioè che sia i gin che anche i feri, se vogliamo, e tutte queste entità sottili appunto sono invisibili tranne a coloro a cui vogliono mostrarsi. È un'altra caratteristica che si ritrova sia nelle tradizioni antiche che anche nel mito moderno alieno, oppure io penserei anche a tutte quelle esperienze tipo di paralisi ipnagogica in cui solo l'esperiente vede questa ombra scura, questo demone, e magari nella stanza ci sono altre persone che non si accorgono di niente, cioè non vivono esattamente questa esperienza. Quindi ancora a maggior dimostrazione che si può collegare appunto a tutto questo mondo intermedio. Però è anche vero che in certe condizioni questo tipo di mondo intermedio può anche conoscere una sorta di materializzazione, che non è una materializzazione che può rimanere costante, perché naturalmente parliamo di due mondi diversi in qualche modo, di due dimensioni diverse, per cui... è evidente che l'entrata o l'ingresso in una determinata dimensione non può essere un fenomeno costante, perché violerebbe poi una serie di condizioni. Però in certi casi straordinari invece è assolutamente possibile. Non è un caso, in effetti, che arrivando all'ufologia di oggi, dei residui dei fenomeni ufologici a volte si ritrovano, bruciature, impronte. Che non si ritrova chiaramente è il pezzo di copertone dell'UFO, perché il pezzo di copertone dell'UFO non esiste in realtà, non esiste a livello grossolano. Però in certi momenti e con in determinate condizioni è chiaro che il mondo psichico e sottile può interferire sul mondo grossolano. Qua uno spettatore nomina una spettatrice, nomina John Mack, l'autore appunto del numerosi testi importanti. John Mack era uno psichiatra che compiva l'ipnosi regressiva per indagare cosa fosse successo effettivamente ai cosiddetti addotti, a coloro che affermavano di essere stati rapiti da queste entità extraterrestri. E qua commentano una vibrazione più alta e sottile, quindi come se accedere a questa altra dimensione in cui si fa l'esperienza comporta proprio un accedere a una dimensione appunto con una vibrazione diversa, no? Sì, sicuramente più sottile, più alta, poi non è detto, ecco, questo bisogna vedere che cosa si intende per alto, no? Questo è evidente. Ecco, però l'idea è quella che si ritrova anche nella tradizione indiana con i loka, che tu hai già nominato, cioè queste dimensioni più sottili della nostra, meno grossolane, che appunto per accedersi bisogna come connettersi. Non mi ricordo, forse lo stesso John Mack faceva paragone con una radio che si deve sintonizzare, la mente umana che, o l'animo, insomma, o cos'altro, che si deve sintonizzare. Sintonizzare. Ma questo, per esempio, qui entreremo anche sul discorso del sogno, per esempio. Il sogno nel mondo tradizionale, l'ingresso in qualche modo nella dimensione psichica, non il sonno profondo. Il sonno profondo è proprio il momento in cui invece l'essere ritorna nel suo archetipo spirituale. Ed è anche questo il motivo per cui, per esempio, secondo gli indù, noi non ricordiamo nulla del sonno profondo, perché lì la coscienza è trascesa, la coscienza individuale. La coscienza individuale invece non viene trascesa nel sogno normale, cioè che è l'ingresso, uno degli ingressi privilegiati del mondo intermedio, quindi del mondo sottile. Da qui le innumerevoli testimonianze presenti in tutte le tradizioni di sogni premonitori, di incontri con esseri particolari durante i sogni, addirittura di incontri con persone defunte, no? Questo lo ritroviamo nell'Eneide, nella Bibbia, in tantissime tradizioni. Proprio perché in quel momento noi entriamo in una modalità, più che uno stato, forse una modalità dell'essere diversa da quella strettamente grossolana. La ragione per cui anche tutte le tradizioni consigliano di pregare prima di dormire,
di addormentare, la famosa pregherina serale, che magari può essere diventata poi negli anni più recenti quasi una sorta di pratica devozionale e basta, no? Magari intrisa anche di un po' di sentimentalismo, in realtà è una sorta di esorcismo prima di entrare nel mondo sottile dei sogni. Ecco, questa è una pratica che è assolutamente presente in tutte le tradizioni. Bene, sono completamente d'accordo con te. Qua ci sono un sacco di domande, quindi vediamo di leggerne un po', magari di rispondere un minimo, senza soffermarci troppo, se no non riusciamo a leggerle tutte. Allora, qui qualcuno chiede se tu per mondo intermedio intendi il mondo astrale o l'etereo, se c'è una differenza tra i due. Ma in realtà il discorso è questo: astrale è anche una terminologia che poi nasce un po' nell'Ottocento. Con la teosofia, mi sembra, no? Esattamente, no? Il termine astrale, ma possiamo considerarli anche sinonimi da questo punto Sì, di vista, infatti. molto sottile, cioè non è, potremmo chiamarlo mondo psichico, perché in qualche modo è la dimensione psichica per eccellenza, mondo animico, l'anima mondi, insomma, a vari livelli, naturalmente. Chiaro, chiaro. Invece qui Antonio Di Gasparo nomina la Yanara, che è un altro di questi spiriti del mondo sottile. E è particolarmente interessante, secondo me, connesso all'argomento che ho già menzionato delle paralisi ipnagogiche, perché queste entità oscure che appaiono come delle ombre oscure, appaiono di notte, rapiscono la persona nel proprio letto. C'è una casistica estremamente simile a quella dei rapimenti alieni, e poi tra Assolutamente l'altro sì, passano certo. attraverso i muri anche. Ci sono sempre queste caratteristiche che noi oggi attribuiamo agli alieni, agli extraterrestri, però un tempo erano appunto attribuite alle entità fatate, a queste entità anche demoniache, insomma, stregonesche. Tanto è vero che nelle tradizioni antiche si fa difficoltà a dividere la strega dalla fata, cioè la strega quando agisce con il corpo sottile è una fata, no? E esatto, esattamente, entra in quel tipo di mondo lì, In esattamente. quella modalità, come dici tu giustamente. Poi qua viene menzionata Fatima e Lourdes, che è un altro argomento che volevo trattare perché io qualche settimana fa ho scritto un articolo sulle apparizioni mariane rapportate con le cosiddette dame bianche della tradizione celtica, e quindi ho sottolineato come spesso le apparizioni mariane si verificano in condizioni, pensiamo, vengono all'interno di grotte, sono queste apparizioni di luce, spesso la Madonna viene anche descritta come di bassa statura, insomma ci sono vari collegamenti anche con le apparizioni anche non so, appaiono vicino alle fonti sacre, c'è sempre questo elemento delle fonti sacre che nell'antichità, soprattutto nel mondo celtico, era sempre connesso alle fate, oppure anche se pensiamo a Giovanna d'Arco, che durante il processo dell'Inquisizione ovviamente è venuto fuori il fatto che lei parlava con le fate presso questo albero sacro vicino a questa fonte sacra, e anche lei affermava che le fate e San Michele, tra l'altro, perché lei diceva di essere guidata da San Michele, apparivano solo a chi volevano apparire. Lei diceva di sentire proprio queste voci e che la sua missione divina in realtà era portata avanti grazie agli ordini di San Michele e delle persone sante, come le chiamava lei, in cui molti hanno voluto vedere appunto le fate della tradizione celtica. Ma allora, dunque, sul discorso delle apparizioni mariane, va precisato un aspetto fondamentale. L'acqua e la grotta sono elementi strettamente femminili. Ora, è evidente che la figura di Maria nel cristianesimo, e non solo nel cristianesimo, perché poi è una figura che è venerata anche nell'Islam, rappresenta in qualche modo eminentemente, almeno nel mondo abramitico, insomma, cristiano e non solo, il femminino sacro. Questo è evidente, è la figura, è l'archetipo incarnato del femminino, o meglio ancora, adesso forse userò un'espressione che potrebbe non piacere a qualche teologo, dell'aspetto femminino della divinità. Se noi andiamo a vedere, per esempio, le lingue semitiche, Bismillah Rahman Rahim, nel nome di Dio, Rahman al-Rahim, Rahman è la misericordia intesa come universalità. Cioè è l'azione misericordiosa di Dio attiva e maschile in qualche misura, se vogliamo. Rachim o Rechem in arabo e in ebraico
indica strettamente l'utero materno. Questa è una cosa piuttosto interessante che a volte sfugge nell'esegesi, per cui in qualche modo esiste persino nelle tradizioni monoteiste, che spesso vengono anche accusate, no, di essere un po' troppo maschili, patriarcali, esiste un archetipo femminile chiaramente espresso proprio dal concetto di Rahim, di utero di misericordia. È l'utero divino che in qualche modo è la manifestazione della misericordia per il singolo essere, per l'essere anche individuale proprio, che si manifesta essenzialmente sotto forma femminile. Anche nell'ebraismo la Shekinah, la presenza divina, quando si manifesta sotto forma di una donna bellissima. Questo è interessante. Quindi la manifestazione misericordiosa della divinità è essenzialmente una manifestazione femminile, di tipo femminile, e si manifesta eminentemente nella figura mariana, che poi è la figura del femminino sacro per eccellenza nel cristianesimo, ripeto, ma anche nell'Islam. E perché si manifesta attraverso determinati simboli? Perché qualunque realtà, manifestandosi in un nostro mondo, comunque passa attraverso il mondo sottile. Questa è la grande... Mi viene in mente l'articolo che tu hai scritto e che ho ripubblicato anche su Axis Mundi sulla Madonna di Guadalupe, cioè l'apparizione che è avvenuta nel 1531 a questo nativo messicano, si è presentata al tempo stesso nella forma della Madonna, ma anche della madre dell'antico dio Quetzalcoatl, che tra l'altro, secondo il mito, è stato partorito da questa dea vergine, anche in questo caso. Quindi vediamo come la gonna di serpenti, in realtà poi i serpenti in questo caso indicano in senso stretto le potenze sottili, sì, le potenze psichiche. Non è un caso, per esempio, che la Vergine Maria viene sempre rappresentata con il serpente sotto i piedi, con la luna sotto i piedi. Ora, un'interpretazione, diciamo, un pochino più grossolana indica nel serpente semplicemente il Satana, d'accordo, del Genesi, quindi il serpente tentatore. In realtà il serpente sono anche le potenze psichiche che vanno neanche uccise, perché il serpente là... Vanno domate. Va domato, infatti il piede della Vergine ferma queste potenze, ma non le distrugge. Esattamente come la luna, perché poi la luna ha chiaramente due volti, c'è il volto, diciamo, più infero, Ecate in qualche modo per la mitologia romana, quindi il mondo sublunare, il mondo della nascita e della morte, il mondo del divenire, il mondo quindi anche della dissoluzione, ma c'è anche l'altro volto della luna, che in realtà è il cielo della luna propriamente detto, e quindi in qualche modo la porta dei regni superiori. Non è un caso che una delle qualifiche della Santa Vergine sia proprio Ianua Celi, la porta del cielo, perché la manifestazione femminile, la porta del cielo, l'abbiamo spiegata adesso, perché in qualche modo è proprio la mediazione, è l'utero divino che deve partorirci verso l'alto. Esattamente. Cioè, come l'utero materno ci ha partorito, diciamo, in questo basso mondo, perché comunque sia era necessario partorirci anche in questo basso mondo per compiere e realizzare determinate possibilità, l'utero divino invece deve partorirci verso l'alto. Ecco perché hai sottolineato un punto che ho trattato anche io nel mio articolo sulle apparizioni mariane, e io mi riallacciavo anche appunto alla tradizione celtica, per cui si diceva che per accedere a questo altro mondo, che è l'Aun dei Celti, bisognava necessariamente passare per questa dama bianca. Cioè, anche qui la porta del cielo, parte che lì viene collegata anche a Dana, che è la dea dei Tuatha De Danann, quindi sì. Poi lì Dana, Diana, come hai detto tu, poi si può anche collegare con Giano, le porte dei solstizi dell'anno, comunque è un quadro estremamente complesso, però quello che volevo mettere in risalto era anche questa iconografia della Madonna, no, all'interno della Vishika Piscis, cioè quella forma appunto che ricorda da una parte sia l'organo femminile, no, la vagina, però ricorda anche appunto questa apertura proprio a quest'altra dimensione sottile. E poi giustamente tu menzioni il serpente e la luna, che sono sempre ricorrenti in queste immagini di dee femminili legate anche alle fonti o comunque al simbolismo selenico. Poi chiaramente la grotta, vabbè, è piuttosto evidente, sì, la grotta sia il cuore sia l'utero. Anche lì si può pensare anche a Porfirio, l'antro delle ninfe, il discorso che la ninfa si può anche vedere come l'anima sottile che si reincarna all'interno del mondo sublunare.
Comunque sono discorsi estremamente complessi, come vediamo è ridicolo ridurre tutto questo piano sottile semplicemente a visite extraterrestri da altri pianeti, si parla proprio di dimensioni sottili, ecco, questa è la cosa più importante secondo me da mettere in risalto. Qua un altro commento menziona Evan Swens, io consiglio sempre il suo libro The Fairy Fate in Celtic Countries perché considero il migliore libro mai scritto sulla tradizione fairy. E qua effettivamente viene sottolineato il fatto che queste entità spesso sono come a guardia di alcuni luoghi carichi, sacri, che forse potrebbero essere visti come portali verso la dimensione sottile. La tradizione celtica, per esempio, è piena di questi luoghi. Sì, verso la dimensione sottile, però ecco appunto, non dimentichiamo che la dimensione sottile a sua volta, nel suo aspetto più alto, può essere anche una porta verso quella spirituale. E molto spesso il tesoro è un tesoro spirituale e viene custodito e in qualche modo anche difeso, da una parte difeso e dall'altra nascosto, per esempio da un drago, da un'entità rettiliana tra virgolette, insomma, no? Che rappresenta ancora una volta le potenze sottili, le potenze psichiche, che va sconfitto, normalmente va sconfitto. È la stessa immagine dell'eroe che deve sconfiggere il drago per salvare la frantumola. Viene ucciso, perché poi, per esempio, ci sono delle bellissime immagini medievali con fiorfiore di santi che portano al guinzaglio i draghi, non so se l'avete mai visti, ma ci sono delle raffigurazioni bellissime, soprattutto diciamo dell'XI-XII secolo, con questi santi che portano il draghetto come noi oggi porteremo un cagnolino. Ora è fin troppo evidente il significato simbolico di queste immagini. Il santo che ha realizzato delle dimensioni spirituali ha anche in sovrappiù, ecco, utilizziamo questo termine che poi è un termine evangelico, no? Cioè tutto il resto vi verrà dato in sovrappiù, ha anche in sovrappiù il potere sul mondo psichico, lo ha in sovrappiù, non lo cerca, ma volendo lo potrebbe anche utilizzare. Bene, allora Massimiliano invece menziona, io non conosco questo termine quindi do la parola a te. Smart dust e black goo. Qui si parla della tecnologia, vabbè, contemporanea, è piuttosto interessante, per esempio, noi abbiamo abbandonato un po' nell'età moderna l'idea che l'elettricità sia un qualche cosa che possa essere connesso anche con il mondo sottile, no? Perché abbiamo materializzato anche questo. Però è molto interessante vedere che durante le manifestazioni proprio del mondo sottile in generale, molto spesso avvengono dei fenomeni di tipo elettrico, per esempio i famosi blackout che si ritrovano in tutta una serie di manifestazioni di tipo ufologico, e anzi forse una delle caratteristiche principali dei fenomeni di tipo ufologico, ma non solo. Cioè sto leggendo un attimo. Sì, perché c'entra appunto col discorso che stiamo facendo. Qua la soglia dice, come si spiegano queste sfere di luce che vengono registrate? Se mi consenti un commento, io avevo menzionato questo argomento in relazione al cosiddetto Will of the Wisp, cioè quell'entità di luce, sfera luminosa, che vagava per i campi, no? Spesso di grano, e infatti spesso era collegato nella mentalità antica, tradizionale, alla crescita del grano. Quindi queste entità feriche, fatate, eccetera, avevano sia questa caratteristica appunto di sfera luminosa che le avvicina agli UFO moderni, però erano anche connesse alla crescita del grano, anche quando il vescovo di Lione nell'Ottocento parla degli esseri provenienti da Magonia, li definisce i maghi tempestari, cioè dice che portano via il raccolto, che distruggono tramite la grandine. Quindi vediamo che nelle tradizioni antiche queste entità sono quasi sempre connesse anche al potere vegetativo, oltre che anche agli spiriti sottili come gli spiriti dei morti. Ci sono varie prospettive da cui inquadrarli, e tanto la domanda che si sta facendo qui è interessante in realtà, perché qui si dice come mai addirittura determinate fenomenologie possono essere registrate. Quindi non hanno, diciamo, delle caratteristiche puramente soggettive, cioè non sono semplicemente delle suggestioni indotte nella mente del visitatore, di chi vede. In effetti, su questo ne abbiamo parlato anche poco fa, questo tipo di manifestazione non è detto assolutamente che non possano intervenire in determinati casi e in determinate situazioni e con determinate condizioni anche sulla sfera grossolana.
Cioè, se possono lasciare bruciature, possono lasciare impronte, possono lasciare dei segni, non si vede perché non debbano impressionare una telecamera. Cioè, allora, manifestazione sottile non significa soggettiva, non significa qualcosa di irreale o di creato dalla mia mente. La manifestazione sottile, evidentemente, qui forse entriamo anche in un discorso molto interessante, a volte evidentemente ha un interesse a manifestarsi in determinate forme. Cioè, non siamo solo noi a dare una forma a determinate entità, ma sono anche determinate entità che evidentemente hanno interesse a presentarsi anche sotto una determinata forma. Nel caso, per esempio, dell'ufologia, mi sembra abbastanza chiaro che, come diceva lo stesso Kill, si è di fronte a una sorta di operazione cavallo di Troia, cioè dove determinate entità in qualche modo prendono volutamente determinate forme e si manifestano volutamente con determinate forme, che quindi in quel momento, nell'istante in cui si manifestano, sono delle forme oggettive. Per, evidentemente, in questo caso lui diceva, per ingannare, no? Ecco, qual è lo scopo di questo inganno? Poi potremmo andare a parlarne fino a domani mattina, insomma. Quindi non è un qualcosa di puramente soggettivo. Cioè, quando ci sono migliaia di persone che vedono la stessa cosa, e si è verificato varie volte, non stiamo parlando evidentemente di fenomeni che qualcuno solo vede. In quell'istante, esatto istante, la stanno vedendo migliaia di persone. E l'allucinazione collettiva non esiste in realtà come fenomeno. Ecco, leviamocelo subito, anche a livello psicologico, cioè, è un'invenzione, non esiste l'allucinazione collettiva. A me viene in mente anche... Esistono alcuni filmati di queste luci che girano al di sopra dei campi, che vanno a formare i cosiddetti cerchi nel grano. Ora, un tempo nel 1500-1600 questi cerchi nel grano esistevano ed erano attribuiti alle fate o allo stesso diavolo, tanto è vero che c'è una incisione che avevo mostrato nell'altra diretta del diavolo mietitore che fa questi cerchi nel grano. Quindi anche la storia dei cerchi nel grano è sempre, si può dire che anche nei secoli antichi a volte capitava, addirittura venivano chiamati anche i nidi delle streghe, si diceva che le streghe ci ballavano, che le fate ci ballavano, e poi quindi si formavano questi cerchi nel grano. Esattamente. Quindi vediamo anche qui che sì, l'elemento tecnologico c'è, però l'elemento tecnologico si potrebbe anche individuare in testimonianze antiche, per esempio quando si parla dei rapimenti a Fairyland, gli umani vengono portati in queste dimensioni, che sono sempre dimensioni abissali in un certo senso. Se oggi c'è questa dimensione abissale della navicella o dello spazio profondo, con i ferri c'è la dimensione abissale del mondo sotterraneo. Però c'è anche qui un elemento tecnologico, c'è una luce diffusa senza nessuna lampada vera e propria, ma c'è questa luce diffusa, oppure ancora sempre nel Medioevo si descrivono a volte anche dei vascelli volanti che ovviamente seguono, ovviamente vanno di pari passo la tecnologia conosciuta al tempo. E anche qui ritorniamo al discorso che dicevamo all'inizio, cioè che la visualizzazione poi di questo mondo sottile dipende anche dal background culturale dell'esperiente o degli esperienti, nel caso che siano più di uno. Qua infatti c'è sempre la soglia, menziona i video rilasciati dal Pentagono, e dice, però ci sono questi video, ci sono, come dici tu, effettivamente non bisogna considerare questo mondo sottile come un'allucinazione, come un mondo che non esiste, ma come una dimensione che a volte riesce a imprimersi sulla pellicola, riusciamo a vedere, no? Non bisogna dividere. Se noi andiamo a prendere la fenomenologia, peraltro abbastanza ambigua, a volte anche un po' tenebrosa, dello spiritismo, cioè quante impronte spiritiche, per esempio, furono prodotte nell'Ottocento, Novecento, durante le sedute spiritiche. Ora, alcuni di questi saranno stati sicuramente di falsi, non lo metto in dubbio, però questo non significa che un influsso sottile non possa operare sul grossolano in certe situazioni. Ecco. Ripeto, in certe situazioni che dipendono poi da tutta una serie di fattori. Ora, perché magari certi fenomeni erano molto più diffusi un tempo? Perché la stessa mentalità, in qualche modo, dell'essere umano influenza l'ambiente esterno, e questo è molto interessante. La nostra mentalità influenza l'ambiente esterno, cioè se la mentalità umana è in qualche modo più aperta naturalmente a determinate possibilità, è molto più probabile che determinate possibilità si manifestino realmente e anche oggettivamente. Forse il periodo di minor manifestazione
di queste realtà è stato proprio il periodo del materialismo più classico, cioè quando l'uomo in qualche modo, chiudendo se stesso, ha chiuso anche tutto il mondo esterno a determinati flussi. E questo è un ragionamento che per noi uomini moderni sembra assolutamente assurdo, cioè il fatto che l'aspetto, tra virgolette, soggettivo della mentalità collettiva possa agire anche sulla realtà esterna. In realtà è molto più da prendere in conto di quanto noi pensiamo. Ecco, per esempio René Guénon su questo ha approfondito moltissimo, no? Lui diceva nel libro che io consiglio sempre di leggere, Il regno della quantità e i segni dei tempi, come c'è stato un momento di materializzazione del mondo e della mentalità, cioè il mondo è diventato in qualche modo molto più chiuso a ogni tipo di influsso, alto o basso che sia, nel momento in cui il materialismo, quello classico, quello proprio, chiamiamolo bigotto, ottuso, meccanicissimo e grossolano, ha avuto il suo momento di maggior successo. Nello stesso tempo, però, lui diceva, questo mondo chiuso in realtà è impossibile, per cui a poco, lui diceva, assisteremo sempre di più allo sgretolamento di questa palla di vetro in cui l'uomo stesso si è richiuso. E lo sgretolamento, lo diceva, sarà soprattutto verso il basso più che verso l'alto, cioè nel senso gli influssi dell'alto saranno sempre più difficili da percepire, cioè gli influssi spirituali, mentre gli influssi più inferi penetreranno sempre più largamente in questo nostro mondo. Lui addirittura diceva, poi lo condurranno alla fine alla dissoluzione finale. Ecco. Faceva un discorso simile anche Ernest Jünger nella sua opera Al muro del tempo, in cui sosteneva che le potenze cosiddette titaniche o mitiche, come le definisce lui, erano state ingabbiate e disconosciute troppo a lungo, e la conseguenza sarebbe stata che, a parere di Jünger, si sarebbero manifestate con una potenza mai vista prima proprio grazie alla scienza moderna. Cioè, avrebbero trovato uno spiraglio per uscire di nuovo grazie proprio agli strumenti della tecnologia. Trovo molto interessante anche perché... Prego, prego. No, tra l'altro qui dovremmo aprire a questo punto anche un capitolo sull'influsso di un certo tipo di occultismo sulla scienza moderna e di come molti scienziati in realtà alla fine trafficassero più di quanto uno si può immaginare con determinati tipi di dimensioni. E qui di nomi ne potremmo fare veramente. Abbiamo trattato Jack Persons su Jack Persons, ma anche il nostro Marconi, Crookes, l'inventore del tubo catodico. Sì. Ne abbiamo tantissimi di questi personaggi che ci mostrano e ci fanno capire come il collegamento poi in fondo tra la scienza moderna e l'occultismo, addirittura la magia in certi casi, sia estremamente più sottile di quello che normalmente si pensa e di quello che chiaramente troverete scritto sui libri di storia o sui libri di scienze. E attraverso il canale delle tecnologie moderne non c'è nulla di strano che a poco determinati influssi si manifestino. Tutt'altro. Non dobbiamo vedere i mondi sempre come qualcosa di rigidamente separato. Quindi lo scienziato si potrebbe anche vedere come una sorta di mago che prova a contattare e a manipolare queste entità, insomma, in alcuni casi. Forse anche senza rendersene conto, forse sì, anche essendone passivo, magari, no? Proprio perché non le conosce, si pone in una situazione di passività anche rispetto a determinati influssi. Mi viene in mente il famoso scopritore della cometa di Halley, cioè Halley stesso, o anche lo scienziato che scoprì la doppia elica del DNA. Entrambi dissero di essere ispirati da un folletto, no? Sì. Questa storia. Quindi tutte le storie dei sogni, no? Delle scoperte fatte in sogno. Ce ne sono tantissime di queste vicende che sarebbe, ripeto, molto molto interessante approfondire. Sul libro UFO e alieni io gli ho dedicato, diciamo, un capitoletto. Ma più che un capitoletto, qui ci vorrebbe un libro apposito, insomma, un capitoletto di raccordo, molto interessante, perché comunque mostrava questo passaggio continuo tra il grossolano, lo scientifico grossolano, e invece il magico. Un passaggio che molti non avvertono, ma che diventa in certi momenti inesorabile. E la domanda di poco fa, ci sono quindi esseri, lui chiama iniziati, che potrebbero utilizzare determinate forze, e effettivamente questo è stato sempre creduto. La differenza tra il vero iniziato o santo o realizzato spirituale
è che in realtà non utilizza, lui semplicemente diventa l'immagine stessa dello spirito nel mondo, e quindi attraverso di lui passa l'influsso spirituale. Bellissimo un racconto in cui si parla di Ramana Maharshi, che è stato forse uno degli ultimi grandi veri maestri indù nel sud dell'India. Quando un giornalista americano lo andò a intervistare, lui ogni tanto se le prendeva anche queste interviste, era seduto in mezzo alla foresta, praticamente la giungla indiana nel sud dell'India, a un certo punto compare un serpente velenoso, un cobra. E il giornalista americano rimane terrorizzato, cioè pietrificato dal terrore quando il cobra gli si para davanti, e penso che tutti noi avremmo avuto lo stesso tipo di reazione. A un certo punto arriva Ramana Maharshi, dà una carezzina sulla testa del cobra e il cobra se ne va. Allora, il giornalista americano rimane folgorato da questa immagine. Chiaramente lui identifica subito questo potere che Ramana Maharshi ha avuto sul serpente come un potere di tipo magico, tanto che lui gli dice ma quale potere magico tu hai per poter intervenire sugli animali? Ramana Maharshi si mette a ridere e dire: nessun potere magico, semplicemente l'amore immenso che io provo per tutte le creature è talmente grande che lui l'ha sentito e se n'è andato. Qui andiamo su un piano evidentemente che va al di là del piano psichico, del piano sottile. Cioè qui parliamo proprio della manifestazione potente dello spirito con la S maiuscola. E qui, vabbè, poi quante storie abbiamo di santi che convivevano nella grotta con leoni, tigri, orsi. Sì, la stessa conoscenza del linguaggio degli uccelli. Esattamente, il linguaggio degli uccelli è il ripristino di quella che, con termini, diciamo, abramitici, potremmo chiamare la dimensione edenica, quindi la dimensione dell'uomo primordiale, che era indefinitamente più ampia rispetto a quella che viviamo noi. Cioè noi possiamo ogni tanto sì percepire qualcosa, ma insomma siamo veramente molto molto piccolini rispetto. Ecco, passiamo alla domanda di Danilo, che ovviamente, avendo nominato adesso Jack Parsons, qua si parla di Crowley, che ovviamente era connesso a Parsons, e si parla anche di John Dee, che pure abbiamo trattato sul sito con un articolo di Laura Tripaldi. Cosa vuoi dire su John Dee e sul linguaggio enochiano? Si può chiaramente mettere in relazione con quanto stiamo dicendo? Ma sì, probabilmente si tratta di personaggi effettivamente anche piuttosto ambigui, che non sappiamo neanche bene effettivamente con che cosa potessero entrare, no, in contatto. Poi il regno di Elisabetta I è stato effettivamente un purpurì di tutto, perché alla corte d'Inghilterra c'era veramente di tutto. C'erano maghi, c'erano sedicenti profeti, c'era veramente di tutto e di più. Insomma, possiamo anche dire che sotto certi aspetti molti degli influssi culturali del mondo moderno nascono proprio lì, cioè l'idea del mondo moderno così come noi poi la vediamo nasce proprio nel mondo anglosassone con la riforma anglicana, e qui vengono fuori anche tutti questi personaggi che magari nell'Europa cattolica o anche luterana non vivevano, diciamo, molto tranquillamente, si trasferivano lì e venivano accolti a braccia aperte in qualche modo. Sicuramente sì, anche qui abbiamo a che fare con l'utilizzo a livello sottile di determinate conoscenze. Ora, qualcuno giustamente direbbe anche che determinate conoscenze, anche spirituali, una volta che hanno perso le loro caratteristiche spirituali in senso stretto, il loro ricollegamento con veramente gli archetipi spirituali e con il mondo divino, però comunque sia conservano un loro determinato potere. E questo determinato potere può essere utilizzato a livello sottile. Questo è il motivo per cui, banalmente parlando, una chiesa sconsacrata si presta a determinati rituali molto meglio piuttosto di una fabbrica abbandonata, o determinati strumenti, oggetti consacrati possono in qualche caso anche essere utilizzati esattamente con l'effetto contrario. Ecco, no? Perché in qualche modo lì dove poi un influsso spirituale si ritira, comunque rimane una potenza a livello psichico molto maggiore, a livello animico, chiamiamolo intermedio, chiamiamolo come vogliamo, molto molto maggiore rispetto ad altre cose che invece sono state semplicemente di utilizzo profano. E qui, visto che hai nominato Guénon prima, mi viene in mente le sette torri del diavolo di cui parla Guénon. Esattamente, esattamente. Ma anche se vogliamo, qui potremmo andare anche persino all'attualità, perché il luogo dove c'è il Tempio di Gerusalemme è così ambito. Evidentemente oggi vi sorge una moschea,
però è un luogo di conflitto molto pericoloso, cioè lì per esempio una certa parte dell'ebraismo vorrebbe ricostruire il suo tempio, l'ebraismo ortodosso però lo considera una hybris, quindi un atto che non ha nulla a che fare col divino, anzi che scatenerebbe in qualche modo degli effetti devastanti, insomma un luogo che è stato sacro in qualche misura lo rimane, anche lì dove il principio sacro si è ritirato, perché in qualche modo rimane un influsso psichico, un corpo psichico che può essere utilizzato esattamente per scopi, a volte anche perfettamente opposti a quelli iniziali. Bene. Allora, volevo parlare anche un attimo di un'altra questione che riguarda i rapimenti, i cosiddetti rapimenti alieni, le abduction, che è la questione della cosiddetta ibridazione. C'è questa teoria che queste entità vogliano o cerchino comunque di creare una stirpe a metà tra l'uomo e loro stessi, e questo secondo me è particolarmente interessante perché si ritrova anche nei secoli scorsi nel folklore fairy, cioè si diceva pure dei fairies che rapissero i neonati oppure si unissero con le donne umane oppure ne prendessero altre per fare da balia agli ibridi umano-fairy, e c'era tutto questo discorso che da una parte si diceva che facessero questo per guadagnarsi un'anima, come le leggende della Melusina o delle fate che sposano l'essere umano per guadagnare un'anima, dall'altra parte si diceva, secondo altri folcloristi, che lo facessero per guadagnare un aspetto più corporale o più, sì. Cioè, alcuni parlano addirittura di rinnovamento del sangue, quindi ci sono varie prospettive che però sono interessanti se confrontate con quello che si dice oggi sull'abduction, su queste ibridazioni umano-aliene. Tu pensi allora, intanto, che ci stiamo... intanto c'è un discorso da fare che nelle tradizioni la possibilità di un'unione tra esseri umani ed esseri non grossolani è contemplata largamente. Se vogliamo, anche il famoso testo di Genesi 6, dove si parla dei beni Elohim che si accoppiano con le figlie dell'uomo, potrebbe significare tante cose. Adesso non entriamo veramente in un vespaio che ci porterebbe molto lontano. Però c'è anche un'interpretazione nella tradizione ebraica, che è quella che si rifà al libro di Enoch, che è considerato apocrifo sia dall'ebraismo sia da gran parte del cristianesimo, ma non tutto, perché per esempio è un libro canonico nel cristianesimo copto, nell'ortodossia copta, dove si parla chiaramente di questa ibridazione, di questa possibilità di ibridazione addirittura con creature di tipo angelico, quindi superiori anche al mondo psichico. E riguardo al mondo psichico c'è un fattore molto molto importante, il fatto che l'essere umano, e questo è obiettivamente, si ritrova in tutte le tradizioni spirituali, è l'essere centrale per eccellenza. Quello che noi, per esempio, nel linguaggio monoteista viene inteso come l'essere fatto a immagine e somiglianza di Dio. Cioè, cosa significa? Che potenzialmente l'essere umano, almeno in potenza, non l'essere decaduto, ma l'essere umano originario, quindi l'Adamo, è superiore a tutte le altre manifestazioni e a tutte le altre creature, grossolane o sottili che siano, di questo mondo. Perché l'essere centrale, ecco, se vogliamo utilizzare un termine invece più vicino alle tradizioni orientali indù buddiste, l'essere umano è l'essere centrale, cioè l'unico punto di questo mondo, di questa creazione, compreso la dimensione sottile, da cui l'essere può risalire verso il divino. È solo l'uomo che può risalire verso il divino. Allora, l'ibridazione, in qualche modo, il contatto con questo, ecco perché no, l'acquisire l'anima, in realtà cosa significa? Tutti gli esseri in realtà hanno un aspetto animico. Ce l'ha l'uomo come ce l'ha il cane e il gatto, però c'è una differenza radicale. Cioè l'uomo, essendo essere centrale, attraverso la sua anima può risalire verso gli stati spirituali, cosa che gli altri esseri non possono. Per cui in una certa misura l'uomo, anche inconsciamente, possiede una potenzialità che nessun altro essere su questo piano ha. Per cui in qualche misura è attraverso l'uomo che si può percepire quel riflesso del divino, del principio divino, che attraverso altri esseri non è percepibile integralmente. In realtà tutte le manifestazioni degli esseri hanno qualche cosa di divino, ma solo l'uomo è l'essere centrale che quindi in qualche modo li compendia tutti. Nel mondo tradizionale si dice che l'uomo è un microcosmo
che riproduce in piccolo il macrocosmo, cioè tutti gli elementi del mondo sono nell'uomo. Bene. Qua beh, viene ancora nominato l'astrale come base di tutti questi fenomeni, quindi direi che qua ne abbiamo già parlato ampiamente. Bene. Invece Danilo parlava anche, menzionava il caso Zanfretta, che è un caso abbastanza bizzarro, diciamo, no? Che opinione hai di questo caso? È un caso fra tantissimi altri casi, evidentemente all'epoca ebbe una sorta di pubblicità maggiore. Beh, di questo tipo di casi, in qualche modo, che implicano rapimenti, perché anche in questo caso ci sono dei rapimenti, no? Con manifestazioni di tipo mostruoso, terrificante, con oggetti che poi sarebbero stati dati a quest'uomo, beh, qui è difficile dare un giudizio, d'accordo? Cioè, vuol dire, manifestazioni di questo tipo si trovano anche lì, in tutte le culture, per cui nulla di strano, ancora una volta, non stiamo parlando di qualcosa di strano. Interessante è l'effetto che molte di queste manifestazioni ufologiche hanno rispetto a chi poi le vive, e questo lo notò anche John Keel, è normalmente un effetto molto drammatico, per non dire a volte anche devastante. Cioè il caso del signor Zanfretta lo è stato anche, soprattutto all'inizio, un aspetto realmente devastante a livello psicologico, tragico anche come evento. Da qui anche l'idea che in qualche misura quello che oggi si manifesta attraverso il mondo sottile non sia, diciamo, quanto di più luminoso e pulito si possa trovare. Per quale ragione? Anche qui, perché l'uomo effettivamente, l'uomo moderno, ha reciso le radici dell'albero che cresce dal cielo e va verso la terra. No? Noi immaginiamo che l'albero sia quello che cresce dalla terra e va verso il cielo, è più importante è quello che dall'alto va verso il basso. E ne ha reciso le radici, per cui in qualche modo oggi, ecco, ma anche a livello semplicemente statistico, cioè quante persone, soprattutto in Occidente, hanno una vita spirituale concretamente vissuta? Sono molto poche. Per cui noi siamo sì sempre più grossolani da una parte, ma nello stesso tempo, giustamente, come dicevamo poc'anzi, anche sempre più aperti a determinati tipi di influssi che nella maggior parte dei casi sono piuttosto inquietanti. È quello che nelle tradizioni monoteiste viene indicato come il crollo progressivo della diga di Gog e Magog, che trattiene Gog e Magog. Cosa sono Gog e Magog diciamo, nell'immaginario sia biblico che coranico? Sono queste forze, a volte identificate con dei popoli, a volte proprio come delle entità, a volte come entità del mondo sottile, evidentemente, ma con spiccate caratteristiche demoniache, che premono contro questa muraglia. Questa muraglia ogni tanto perde un pezzo, questa diga perde un pezzo, al momento in cui chiaramente l'essere umano non ha più una vita spirituale concreta, non si prega più, non si recitano più i libri sacri, non si operano più i sacramenti nella maniera giusta, non li ricevono nella maniera giusta, non è che il mondo rimane impassibile. Cioè, diciamo, in qualche modo la cupola verso l'alto si chiude sempre di più, ma la cupola verso il basso si apre sempre di più. Non esiste il mondo, ecco, noi dobbiamo liberarci anche un po' di questa superstizione moderna che esista un mondo materiale neutro. Non esiste, e non è possibile alla lunga che esista un mondo materiale impermeabile, totalmente impermeabile. L'impermeabilità della materia non esiste, la materia è permeabilissima. E possiamo illuderci e nasconderci finché vogliamo, ma prima o poi anche il nostro mondo grossolano viene permeato. Oggi come oggi è più facile sicuramente che venga permeato da forze di tipo tenebroso. Ecco, il caso Zanfretta mi sembra abbastanza significativo da questo punto di vista, ma ripeto, se ne potrebbero fare migliaia di esempi di questo genere. Cioè, io in altra sede avevo ipotizzato che il fatto che oggi queste esperienze siano così traumatiche, così appunto con queste tinte così oscure, secondo me dipende anche dal fatto, come mi pare di capire che pensi anche tu, che è venuta meno, che si sono appunto rescissi quei legami con quel background tradizionale che ci potevano aiutare a vivere queste esperienze in maniera più... ma anche a discernerle. Più coscienziosa, sì. Però comunque la mia impressione è che sia venuto meno appunto quel background che ci consentiva di interpretarle senza
né andare nel panico subito, no? C'è questo discorso anche con le paralisi ipnagogiche, non so se hai visto quel documentario che è uscito nel 2015, The Nightmare, lì fa vedere, proprio vengono intervistate persone che hanno queste esperienze fin da bambini, e che effettivamente si dice che quando riescono a vivere queste esperienze in maniera, insomma, non solo dettato dalla paura, dal terrore, insomma, riescono anche a vederle sotto un altro punto di vista, e addirittura anche le stesse entità improvvisamente sembrano meno negative. Quindi io pensavo anche che probabilmente, come abbiamo detto prima, l'uomo, essendo come una radio che si connette più a più livelli, a più dimensioni, anche qui si può connettere con dimensioni più oscure o più lucenti a seconda della consapevolezza che ha nell'accedere e proprio nell'interpretare anche quanto accade, no? Sì, da una parte può anche essere così, dall'altra però bisogna anche prendere atto che effettivamente la dicotomia del mondo sottile esiste realmente, cioè sì, che gli aspetti realmente inferi e inquietanti non sono semplicemente una percezione soggettiva. In tutte le tradizioni, veramente tutte, troviamo tutta una serie di rituali che potremmo chiamare esorcistici. Nel cristianesimo ci sono tutta una serie di preghiere particolari che possono fare anche i laici. Nell'Islam c'è addirittura una sura del Corano che deve essere recitata per allontanare il pericolo prodotto dai jinn. Poi ce n'è pure una sull'anticristo, contro l'anticristo. Cioè, per cui sono cose che sono ben conosciute nelle tradizioni. Ora, perché io dubito che oggi come oggi, diciamo, la patina buona si manifesti facilmente in un mondo di questo genere? Per tutta una serie di ragioni. Il primo è che si tratta di un mondo estremamente violato, cioè l'uomo moderno ha violato il mondo, cioè lo ha pervertito e lo ha sporcato, non solo come dice Greta Thunberg, cioè buttando il sacchetto di plastica, ma lo inquina con i suoi pensieri, lo inquina con le sue azioni, per cui crea un clima già inquinato. E normalmente un clima inquinato, insomma, se io ho i depositi di spazzatura sotto casa, difficile che mi ritroverò un cervo bianco a pascolare nella via dove abito, però ci troverò molti scarafaggi, ci troverò insetti di tutti i tipi, ci troverò animali spazzini e via dicendo, no? Perché è una questione proprio di natura, no? di natura sottile, cioè io attiro in realtà poi alla fine quello che mi è consono come natura. E poi soprattutto c'è la mancanza di una vera difesa spirituale, cioè per cui di fronte a manifestazioni di un certo tipo forse i nostri antenati avrebbero recitato un salmo, avrebbero recitato una sura, avrebbero recitato un verso ripreso dai Veda. Oggi come oggi probabilmente nella maggior parte dei casi non saprebbero cosa fare, cioè quindi diventano immediatamente soggetti a determinate manifestazioni che, ripeto, oggi come oggi hanno una grande probabilità di essere oscure, proprio perché oscuro è l'ambiente in cui noi viviamo. Immaginate di cosa potrebbe essere, ecco, immaginiamoci tutto quello che succede dalla mattina alla sera, ok? Cioè, cosa significa, cosa può significare, che ne so, adesso dico una cosa banale, può sembrare banale, un rave party, ecco, immaginatevi un rave party che cos'è? Con utilizzo di droga, sesso e rock and roll e ritmi ossessivi. Secondo voi che tipo di elementi sottili può evocare una discoteca moderna, ma qualunque cosa, insomma, no? La musica, il pensiero, i nostri pensieri, che non sono assolutamente neutrali, non sono neutri. Cioè, che tipo di clima a livello sottile noi creiamo attorno a noi? Tu menzionavi anche il discorso delle formule. Cosa può essere attratto da questo tipo di ambiente qui? Tu menzionavi il discorso delle formule, mi veniva in mente anche il libro dei morti tibetano-egizio, che appunto insegna determinate formule da esibire a queste diverse entità sovrannaturali che l'anima dovrà incontrare nel suo percorso post mortem. Ora è molto interessante per il discorso che stiamo facendo stasera che Terence McKenna, non so se conosci, un etnobotanico che si interessò di esperienze psichedeliche, disse che una volta parlò con un monaco tibetano e gli disse che il luogo dove si accede con questo tipo di sostanze è quello che loro definiscono bardo, e quindi che queste entità sottili sono quelle stesse entità che la tradizione orientale o tibetana conosce benissimo.
e che appunto vediamo che sono quelle, sono considerate entità che si possono incontrare appunto dopo la morte, ma anche appunto in quei momenti in cui il corpo astrale, il corpo sottile riesce a, no, a lasciare il corpo e fare questo, come abbiamo nominato prima l'esempio della stregoneria, dei voli in spirito della strega, ma anche possiamo pensare ai viaggi sciamanici e via dicendo. Quindi l'idea, anche un altro punto che volevo mettere in rilievo che mi è venuto in mente, è che quando si descrive il rapimento alieno come la luce che porta via, no, l'esperiente all'improvviso, oppure come un vento che all'improvviso lo porta via, c'è una corrispondenza nella tradizione fairy. Quando le persone vengono rapite dai fairies, si dice, il termine inglese è spirited away, cioè vengono spiritate via, no? È un termine che non si può tradurre in italiano, chiaramente, ma che lascia intendere come se l'anima, insomma il corpo sottile, venisse improvvisamente preso e portato in un'altra dimensione. E ma da qui anche parte... l'immagine del tunnel, no? Dell'accesso all'altro mondo, del passaggio stretto. Il bardo è in una certa misura l'esatto equivalente poi di quello che nelle tradizioni occidentali viene chiamato lo Sheol, l'Ade, d'accordo, il Barzak della tradizione islamica, sono esattamente l'Amduat della tradizione egizia. E anche per questo che tutte le tradizioni spirituali hanno come scopo quello di permettere all'essere, prima di abbandonare questo mondo, di abbandonarlo con una virtualità spirituale. Cioè, in fondo, l'espressione teologica stare in grazia di Dio al momento della morte, no? Per non scendere all'inferno, significa esattamente questo. Cioè, l'essere che si può salvare da questo mondo intermedio e quindi poi, eventualmente, accedere a dimensioni superiori e realmente spirituali solamente se ha in sé, se conserva in sé, una virtualità più o meno attivata, d'accordo? Quindi una grazia, d'accordo? È lo stesso concetto che c'è anche nella tradizione iranica, ma poi anche in quella sciamanica siberiana, che quando lo sciamano accede all'altro mondo deve passare questo ponte stretto, come un capello, esatto. Si dice, e al di sotto di questo ponte vede gli scheletri degli sciamani che precedentemente sono acceduti a questa dimensione, ma non sono riusciti ad andare oltre proprio perché avevano delle carenze evidentemente di questo tipo che sottolinei tu. Ma questo è anche il motivo per cui, per esempio, le tradizioni monoteistiche indicano se stesse come una nave, no? Cioè il simbolismo della nave è uno dei più diffusi, no? Che poi si rifà anche all'arca di Noè, che porta in salvo i salvati oltre il diluvio. Ora, al di là di cosa sia stato il diluvio a livello storico e metastorico, lasciamo stare, però il simbolismo è universale. Cioè, il diluvio, le acque, sono proprio il mondo psichico, sono il mondo inferiore soprattutto, che dà vita, ma allo stesso tempo cancella tutto e distrugge tutto, ed è popolato da mostri, i mostri degli abissi. Ora, per passare indenni, perché comunque tutti ci dovranno passare attraverso questo tipo di mondo, è necessario stare sulla barca, no? Cioè, quindi stare nella condizione di grazia, diremmo in termini cristiani, ma insomma nell'Islam è più o meno la stessa identica cosa e via dicendo. Insomma. Bene, allora abbiamo già sforato di qualche minuto, quindi io direi di leggere velocemente gli ultimi appunti che fa il pubblico. Allora, qui viene menzionato ancora Castaneda, che è già stato nominato in altre dirette, mi chiedono perché non parliamo mai della teoria. Allora, in realtà, io di Castaneda ho letto i primi 4-5 libri, però uno, sono passati diversi anni da quando l'ho letto, e due, Castaneda è un personaggio che, insomma, non è esattamente limpido in quello che ha scritto, nel senso che ci sono state molte polemiche sul fatto che si sia inventate molte cose, che Don Juan, alcuni dicono che neanche esistesse. Ora, io non sto dicendo che si sia inventato tutto, però io, non conoscendo così bene Castaneda, non sono uno studioso di Castaneda, quindi non mi vorrei neanche arrischiare a... Ripeto, ho letto i primi 4 libri, però non mi considero un esperto di Castaneda, quindi non vorrei né rischiare di dire castronerie. Preferirei magari invitare qualcuno che sia ferrato appunto su questo personaggio. E invece l'altro punto che volevo leggere è questo su Twin Peaks, perché io ho scritto un articolo appunto sull'esoterismo di Twin Peaks, ed effettivamente si può vedere la loggia nera come questa dimensione
da cui provengono queste entità demoniache, tanto è vero che queste entità della Loggia Nera, per esempio, parlano al contrario, che è un'altra caratteristica che si trova anche in alcune tradizioni sia sciamaniche, ma anche, se pensiamo alla demonologia, alcune persone possedute che parlano appunto al contrario, oppure tipi di lingue che non potrebbero conoscere. E poi ci sono altri punti rilevanti, sempre sulla Loggia Nera di Twin Peaks, ne abbiamo già parlato anche l'altra volta con Paolo Riberi, quindi indirizzo gli interessati alla diretta di Twin Peaks. Allora, la zona degli Stati Uniti occidentali, soprattutto la California, è un luogo molto particolare. Non è un caso che proprio in quella zona si siano un po' manifestate tutte le grandi mode del mondo occidentale, soprattutto quelle che hanno molto molto a che fare con la New Age, per esempio l'utilizzo delle droghe, in qualche modo è lì che nasce anche il movimento hippie. Però è interessantissimo vedere come addirittura René Guénon, in una lettera degli anni 30, quindi stiamo parlando molto prima dello sceneggiato Twin Peaks e molto prima del movimento poi hippie e del sogno californiano, insomma, così tinto a volte anche di magia e di occulto, si parla delle Twin Peaks di vicino San Francisco come di un luogo molto particolare, addirittura di una porta degli inferi. Cioè, lui lo dice proprio molto chiaramente in una lettera che adesso non mi ricordo a chi la scrisse, comunque insomma i testi sono stati raccolti e pubblicati di recente qualche anno fa, e anche questo è abbastanza interessante. Qui si dice il bardo è probabilmente il limbo. Il bardo in realtà indica, da questo punto di vista, tutta la dimensione sottile dove l'anima si ritrova dopo il trapasso, quindi può essere considerato il limbo, può essere considerato sotto altri aspetti il purgatorio, può essere considerato l'inferno, cioè tutto quello che l'essere deve attraversare fino a rimanifestarsi o in una nuova forma, direbbero i buddisti o gli indù, oppure per giungere alla risurrezione, quindi alla pienezza dello stato primordiale secondo le tradizioni monoteiste. Comunque di là ci devi passare. Tutti passano dagli inferi, ma alcuni ci rimangono in qualche modo e altri invece poi possono essere salvati. C'è il famoso salmo che dice: tu non lascerai l'anima mia, la mia nefesh, nello Sheol. Mm. Sheol sarebbe esattamente l'equivalente del bardo della tradizione buddista, perché non permetterà, insomma, che la mia anima giaccia negli inferi. Dagli inferi ci si passa, ma qualcuno poi va oltre. D'accordo, in quel caso si può parlare più strettamente, diciamo, di purgatorio o di stato intermedio, e qualcun altro invece scende sempre più in profondità, poi rimanifestandosi in forme inferiori. Ecco. Quindi, hai fatto benissimo a menzionare il purgatorio, perché c'è da sottolineare, come ha fatto autori come Jean Markele, per esempio, che il purgatorio nasce in ambito celtico e va a interessare quell'ambito tematico che prima riguardava appunto il mondo fatato, il mondo inferiore, ecco. E una delle cose secondo me più rilevanti da mettere in luce stasera è che è quella cosa che chiamavano la caccia selvaggia o l'exercitus mortuarum, cioè c'era questa leggenda in tutta Europa praticamente, per cui si pensava che in alcune notti dell'anno questa processione di anime, che a volte avevano anche dei caratteri non del tutto antropomorfi, no? Tipo demoniaci, comunque si pensava che girassero appunto per le foreste, e se qualcuno ci si imbatteva venivano portati via, anche qui come ho detto prima, spiriti the way, quindi venivano portati via letteralmente come da un vento tempestoso, no? E spesso non ritornavano più sulla terra, quindi anche qui possiamo notare una corrispondenza con il moderno mito alieno. E prima di concludere volevo leggere anche qui, volevo dare una risposta, sempre parlando di Twin Peaks, che viene menzionato un esperimento strutturato di contatto con entità tenebroso, di creazione delle stesse. Se non ricordo male, questa scena è ispirata proprio agli esperimenti di Jack Parsons a White Sands, perché si fa vedere proprio questi esperimenti per le bombe nucleari, e da questo esperimento dell'atomica nasce poi questo Bob, che è questa creatura demoniaca, e quindi il male che nasce nel nostro piano di realtà dopo che viene evocato da questi scienziati con degli esperimenti nucleari che ricordano appunto quelli di Jack Parsons, che ricordiamolo intonava l'inno a Pan di Crowley prima di ogni esperimento missilistico
che portavi l'atto a White Sands, quindi... Sì, ma lui era un grande ingegnere, però questo non gli impediva di essere anche un occultista di un certo livello. Mm. Anche lui appassionato dall'idea di contribuire ad aprire il mondo a una nuova era, no? una New Age, l'era del leone di Horus, che avrebbe soppiantato il cristianesimo, le religioni patriarcali, eccetera, eccetera. Insomma, quindi, però ecco, insomma, stasera abbiamo detto veramente tante cose. Forse il problema è che abbiamo aperto più link di quanti ne abbiamo chiusi, comunque... È stata proprio una bella chiacchierata, anche il pubblico ha visto che ha gradito, credo di non abbiamo mai avuto così tante domande, mi dispiace se alcune non sono riuscito a leggerle, ma stasera erano veramente tantissime, discorso molto complesso ovviamente, abbiamo messo tantissima carne sul fuoco, ne potremmo mettere ancora per ore, magari ci sarà l'occasione di fare una seconda puntata in futuro, ecco. Che qua abbiamo sorpassato, pensate, di 20 minuti dalla canonica ora e mezza. A me fa solo piacere, ti ringrazio doppiamente perché sei voluto stare con noi, è stato molto chiaro in ogni tuo intervento, quindi ti ringrazio a nome di tutto il pubblico, Gianluca. Io ti ringrazio tantissimo e ringrazio il pubblico anche per le domande spesso molto interessanti. Mi scuso se, ripeto, non siamo stati forse del tutto esaustivi su argomenti che effettivamente meriterebbero giornate intere, insomma, di approfondimento. Cioè, qui abbiamo dato in qualche misura un assaggio di determinate cose. Allora, grazie Virginia, grazie Stefania. Un bis, un'ottima idea, vedremo prossimamente. Grazie Rossana, che ci segue sempre. Grazie Donatella. Noi ci vediamo allora la settimana prossima, giovedì prossimo, con un ospite di eccezione che annunceremo nei prossimi giorni, domani o dopodomani, e avremo anche un annuncio veramente importante da fare, quindi mi raccomando, cercate di non perdervi la puntata del 15, giovedì 15 alle 9 di sera, che ci sarà un ospite d'eccezione e anche un annuncio importantissimo che riguarda appunto il progetto nostro Axis Mundi. Grazie ancora a tutti voi di aver seguito, ti ringrazio ancora nuovamente Gianluca, qua chiedono il bis a gran voce, vedremo di organizzarci, perché qua veramente c'è tantissimo materiale, tu sei stato un ottimo ospite, quindi ti ringrazio ancora. Bene, buona serata a tutti allora e buonanotte. Ciao ragazzi, grazie a tutti per aver seguito, alla prossima.